giusto, stavo mangiando un chicco d'uva, ma adesso è tornata a trovarci Elisabetta Montesista, responsabile campagna amica di Coldiretti, con cui iniziamo a conoscere meglio la bieta. Ben ritrovata Elisabetta. Grazie. Allora, la bieta, innanzitutto, a che famiglia appartiene e quanti tipi di varietà esistono? Perché io vedo che in questa tavola ci sono varie tipologie di bieta. Sì, appartiene alla famiglia degli ortaggi a foglia, in particolare alla stessa degli spinaci, le Kenyopodiacee si definiscono. E abbiamo diverse tipologie, abbiamo la bieta a costa, dove la costa è sicuramente più grande, quindi la facciamo vedere, qua possiamo fare delle bellissime ricette come abbiamo qua, tagliare la costa, friggerla, impanarla, eccetera. Quindi della bieta si mangia tutto? Si mangia assolutamente tutto. E poi abbiamo quella a taglio, sì, un po' più piccola, e viene consumata con un verde diverso, dove viene tagliata, ricresce ogni volta, e anche in questo caso, vedete, mangiamo soltanto la foglia perché la costa la radice, è molto piccola. Chiaramente la dobbiamo tagliare e soprattutto lavare molto bene. Molto bene, va lavata molto bene. Ma quindi c'è una differenza? E poi c'è quella rossa. Ah. Che deriva proprio da questo nome, bieta nel celtico, deriva da questo nome perché significa rosso, proprio per queste venature e per questo gambo rosso che lo contraddistingue. Infatti l'acqua con cui si cuoce poi diventa tutta rossa, tipo, vero? Certo. E c'è una differenza anche di sapore tra queste biete? No, diciamo che il sapore che contraddistingue la bieta è simile dappertutto. C'è una differenza di colore, di varietà e magari di utilizzo, perché riusciamo a colorare le nostre ricette in maniera diversa. Senti, bieta o bietola? Perché c'è qualcuno che la chiama anche bietola. La chiamiamo bieta, la chiamiamo erbetta, dipende dalle parti d'Italia, perché in alcune parti, se definiamo bietola, riconosciamo la barbabietola o la barbabietola da zucchero. Ecco, quindi... perché c'è anche una storia molto particolare, molto curiosa, legata al nome della bieta. Sì, come si diceva, arriva comunque dai paesi, lo dicevano nel servizio, no? Già i babilonesi, gli etruschi e i greci utilizzavano questo ortaggio, in particolare perché si trova dappertutto, si trovava sui litorali sabbiosi del Mediterraneo e quindi era uno degli ortaggi più conosciuti dall'antichità. Invece in Italia quali sono le zone in cui si coltiva maggiormente la bieta? È un ortaggio che possiamo trovare dappertutto proprio perché non soffre le temperature, lo possiamo trovare anche in collina, in elevate, diciamo, in altitudini, ma in particolare lo troviamo nelle zone come la Puglia, il Lazio, l'Emilia Romagna o il Veneto, in terreni dove c'è sabbia e quindi la particolarità più adatta per questo ortaggio. Passiamo invece all'uva, il secondo contendente di oggi. Allora, esiste un'uva da tavola, quella che poi mangiamo anche come dessert, no? Come frutta, come spezza fame, e poi c'è invece l'uva da vino. Che differenza c'è? Allora, nell'uva da tavola abbiamo sicuramente il chicco più grande, la buccia è più sottile, la polpa è più soda rispetto all'uva da vino. Questa la stavo assaggiando prima, è dolcissima, molto allora, buona. Sì, questa è l'uva Vittoria, arriva direttamente dalla Sicilia. Come vedi, oggi abbiamo portato soltanto uve a bacca bianca perché non è ancora stagione per la rossa. Questa è pugliese e ha una forma un po' più allungata e un colore più crema, diciamo. Ecco, ovviamente questa è una frutta molto delicata. Quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori per conservarla al meglio? Innanzitutto acquistiamola quando è bella verde, soda e non ha ammaccature. Questo è il metodo per eccellenza per conservarla. Nel classico sacchetto del pane la mettiamo in frigorifero, chiudiamo perché l'uva respira. Non mettiamola... Quindi non del tutto, non dobbiamo chiudere il sacchetto? Deve respirare un po', comunque okay. Con la carta respira. Non mettiamolo mai nel sacchetto chiuso di plastica, perché non respira e si creano muffi, l'umidità, ma quando ce la portiamo per la nostra merenda in ufficio, sicuramente il classico contenitore con l'uva già pulita, lavata, con sotto una foglia di carta assorbente, e abbiamo fatto la nostra deliziosa merenda. Esattamente, anche perché solo per poche ore. Allora io ringrazio molto Elisabetta Montesista, responsabile Coldiretti.